voglio farvi vedere quanto sia semplice utilizzare questa web radio. E voglio anche farvi vedere il potere dell'informazione oggi a disposizione di tutti. Basta assemblare un po' di software e qualche applicazione e si può comunicare con tutto il pianeta. Incredibile? Folle? Secondo me è più folle non utilizzare questo potere e restare a marcire nel silenzio generale. Il cellulare oggi non è solo un telefono, ma un potente e sofisticato computer. Dotato di applicazioni scaricabili dai vari store della rete, una in particolare è la base dell'idea da cui nasce Radio Freccene, il registratore vocale. Si tratta di un'applicazione che può essere anche professionale e che ci permette di registrare qualsiasi cosa si presenti alla portata del microfono. Ecco il punto. Radio Freccene vuole diventare, tra virgolette, uno scatolone sociale dove inviare e condividere le vostre tracce audio. Detto in poche parole, Radio Freccene la fate anche voi. Se vi trovate in una situazione che volete far conoscere a tutti, se siete dei compositori, degli artisti, degli imprenditori, degli artigiani, insomma, se avete qualcosa da dire, vi basta registrarla e inviarla a questo indirizzo. Ci penserò poi a montarla e a creare una playlist che ogni giorno potrebbe, e ripeto potrebbe, diventare la voce narrante del territorio. Lo scatolone è pronto ed è già a vostra completa disposizione. SoundCloud. SoundCloud è un sito web che permette ai musicisti o chi lavora con tracce audio di collaborare, promuovere e distribuire la loro musica o il loro audio progetto. Una caratteristica fondamentale di SoundCloud è quella di permettere agli artisti di caricare la propria musica con un URL modificabile. Inoltre permette agli utenti di sincronizzare il proprio account a un altro sito come Facebook, Twitter, YouTube, eccetera, e di condividere le proprie canzoni o tracce audio appunto con altri siti. SoundCloud distribuisce musica utilizzando i widget e applicazioni. Gli utenti possono mettere i widget sul proprio sito web o blog e poi SoundCloud automaticamente aggiorna ogni brano caricato. SoundCloud ha anche un'API che permette di caricare brani direttamente da cellulari e smartphone e di scaricare le canzoni direttamente da SoundCloud. Ricapitoliamo. Smartphone più SoundCloud uguale comunicazione virale. Adesso vediamo nel dettaglio come è strutturata la radio. Una volta entrati vedrete la traccia principale, la traccia in questione, e questo rotondo arancione, questo pulsante arancione che è il player, mette in modo il player. Adesso cliccandolo l'ho fermato, l'ho messo in pausa e sotto appaiono le ultime 4 tracce che ho pubblicato sull'account SoundCloud. Basta premere play e riparte la traccia in questione. In questo caso Freccene 11 giugno Montino in Contregione. Sotto, questo è il titolo. Allora, invece in basso troverete la traccia 1:29:28 e andando sotto con il mouse appare leave a comment, cioè voi potete aggiungere un commento nel punto che desiderate. Quindi se viene detta o c'è un commento, lì aggiungete qualcosa di vostro. In alto c'è questi tre pulsanti che sono importanti, perché questo ci permette di dire che mi piace la traccia, quindi I like questa traccia. Il secondo pulsante ci permette di scaricarla addirittura in formato MP3, quindi come dicevamo prima possiamo ascoltarla dove e quanto vogliamo. Oppure se la traccia ci piace possiamo condividerla con social network, Facebook, Twitter, posta elettronica, ma anche altre cose. Sotto ho inserito invece un menu 4 pulsanti di cui Mission, cliccandolo potrete andare a leggere quali sono gli obiettivi di questa radio, dove vorrei arrivare. Collabora, troverete quello che abbiamo detto adesso, registrate la vostra traccia e inviatela, poi la monterò io e diventerà, ecco, quello che vedete in alto. Oppure, ancora meglio, se volete scrivere un commento è direttamente linkato con Facebook, è un plugin Facebook, quindi quello che scrivete appare su Facebook, quindi a disposizione di tutti. L'archivio non poteva essere che l'archivio SoundCloud, quindi cliccando qua entrate direttamente sull'account di SoundCloud e potrete vedere tutte le tracce che poi verranno caricate.
Infine ho voluto aggiungere un altro plugin Facebook che è mi piace, condividi, in modo possiamo far girare questa radio. Veramente facile, quindi lo scatolone è pronto, veramente semplice nella sua struttura ma molto potente nel suo insieme. Aspetto le vostre tracce, mandatele a questo indirizzo e trasformiamo questo canale in qualcosa di importante, in qualcosa che veramente può dare voce a questo meraviglioso territorio.